mi devi presentare tu. Ormai sei di casa. Let's go, baby! Ciao a tutti! Brava, questa volta non ho dovuto dire niente. Sono qui in compagnia di Braga per un unboxing speciale della Blizzard. E prima di farvi vedere cos'è, perché non spieghi che cosa ha mandato la Blizzard? Che cos'è secondo te questo pacchetto? Per prima cosa si chiama Recruit Kit, quindi cerca di spiegare secondo te cos'è e a cosa serve senza sapere cosa c'è dentro. Ok, perché non lo so in effetti. Copro me, allora, così vedete lei che parla. Ha senso, direi che è un kit per gente che gioca a Overwatch, quindi probabilmente ci saranno dentro delle cose interessanti, ma probabilmente non lo so, non ho idea di che cosa. Se si chiama Recruit, a cosa servirà? Per reclutare persone, per convincerle, no? Per cercare di far vedere. Quindi sono accessori extra per Per Overwatch. Lo vuoi aprire te o lo devo aprire io? Sì, io vengo qui solo per aprire i pacchetti, eccola. Io, che è la parte più bella poi quando apri i pacchetti, perché io ancora non so cosa c'è dentro. So che molte persone hanno ricevuto, hanno fatto dei video, ma non l'ho voluto guardare. Al massimo li ho commentati, ho messo mi piace, ma non ho visto. Attenta! Cosa? Si sta aprendo. Che soggetta. Ok. Allora, facciamo quindi subito questa cosa. Bello il taglio così. Molto carino. Guarda com'è tutto organizzato dentro. Allora, iniziamo subito. Facciamo così. Io dalle prendo le cose. No, facciamo il contrario. Allora. È più divertente, voglio che le spieghi tu. Allora, sei pronta? Iniziamo. Allora, questo è il pacchetto. Quindi iniziamo subito da quello che c'è qui dietro, che voi non vedete. Ed è questo. Prego. Facciamolo vedere subito. Sinestesia auditiva. Ok, vai. Allora. Aprilo, leggi e spiega che cos'è secondo te. Allora, all'interno c'è un CD probabilmente, no? Sì. Allora. È un po' grande per essere un CD. È un pochino troppo grande. Non so, non ho un CD qua vicino per farvelo vedere. C'è però l'apertura fake perché si apre da così. Ho paura di rovinarlo. Ah, ma è un vinile! È un'idea carinissima. Ah, attenta a non toccare la parte. Questo lo possiamo appoggiare anche qua. Infatti non so come prendere. Attenta a non toccare la parte nera. Allora, ragazzi, qui abbiamo un bellissimo vinile. E da quello che pare, pare che veramente ci sono incise delle tracce. Perché non so se riuscite a vederlo, ma ci sono i vari giri. Quindi questo qua può essere usato solamente su un giradischi. Infatti. Il problema è che io non ce l'ho. E sicuramente quello che mi aspetto, dato che la faccia che vedete qui sopra è quella di Lucio, il logo di Lucio, il cantante brasiliano, praticamente questo qui dovrebbe essere un CD che racchiude tutte le sue canzoni, non solo quelle che ci sono nel gioco, ma anche ovviamente quello che penso, canzoni extra. Quindi questa qui è un'idea molto carina, una cosa molto di classe, che devo cosa dire. Carina. Però l'unica cosa è che non ho un giradischi, un giorno magari sentirò questo CD e vedrò. Aspetta, aspetta, c'è scritto qualcosa dietro? Rejuvenescenza, we've moved together as one. Va benissimo. Vabbè. Andiamo avanti. Allora, questo abbiamo visto il primo oggetto che possiamo, lo possiamo poggiare qui. E ora andiamo avanti con il prossimo. Questo è una sorta di libretto di istruzioni. Overwatch kit di reclutamento. Allora, il mondo ha bisogno di eroi, sei dei nostri, sono già dei vostri, non vi preoccupate. Allora, questo qui facciamolo vedere così, diciamo. Cos'è secondo te questo? Cosa può essere questo libricino? Allora, benvenuto in Overwatch. Oh, è un libro. Ah, guarda, poi è proprio fatto tipo a fotografia. Sì, quindi bella la stampa così. Panoramica, allora, scegli tra un ampio cast di eroi. Ognuno dotato di abilità uniche e devastanti, destinato a cambiare l'esito dello scontro. Spara tutta squadra 6 contro 6, gioca su mappe futuristiche rappresentative di tutto il mondo. 4 modalità di gioco. Allora, questa è una sorta di, penso, introduzione. Sì, può essere. Una sorta di gioca di ruolo. Qua ci sono i vari ruoli, cioè gli eroi di attacco. Spiegalo tu chi sono. Questi sono gli eroi? Di attacco. Poi? E difesa, supporto e tank. Ok. Poi abbiamo scegli il tuo eroe. Ah, questa è una cosa bellissima. Ci sono tutti gli eroi, ve lo faccio vedere. Non so se si riesce a capire com'è fatta la stampa, ma è molto bella, è proprio quella, pare una fotografia. E ci sono tutti gli eroi con i vari artwork e con la spiegazione dei loro poteri e
diciamo il loro ruolo. Per esempio abbiamo Hanzo, Junkrat, che sono eroi di difesa, e c'è il logo di difesa con le loro abilità. Allora c'è il nome, l'età, la citazione, l'arma principale, l'abilità ultra, quella speciale che si carica durante la partita. Guardate qui, qui abbiamo il nostro grande Kala il martello Reinhardt. Mi dico Kala il martello, Erk ne sarebbe felice. Andiamo avanti, ce ne sono altri, come vedete. Molto carino questo libricino, mi piacciono un sacco queste cose. Ah, e ora abbiamo il... obiettivi di squadra. Ora abbiamo quelle che sono le... cosa sono queste? Cosa sono queste? Sono le modalità di gioco, ve lo dico io, e le varie, diciamo gli artwork delle varie mappe, quella a Londra, Hollywood, le varie ambientazioni. Queste sono le quattro modalità, che sono per ora trasporto, conquista, conquista e trasporto assieme, e controllo. Ce ne saranno altri, ci sarà una sorta di cattura alla bandiera, ne metteranno molte altre, quindi non vi preoccupate. Qui abbiamo ancora altre mappe, ragazzi. Il design delle mappe è unico, ogni mappa è veramente unico e non è ripetitivo. Origins Edition, qua vi fa vedere cosa potete ottenere nella Origins, quindi che cosa avrete in più. Gli oggetti digitali che potrete ottenere per i vari giochi, per World of Warcraft, Hearthstone e così via. E infine ciò che c'è nella Collector's Edition, che spero un giorno di trovare, perché attualmente mi sa che è tutto sold out. Comunque questo è veramente un bel libro per introdurre, per spiegare il gioco, cioè... a ricevere questo kit è molto carino, perché attraverso questo libricino potrete avere una spiegazione, una panoramica del gioco. Magari un giorno ve lo leggerò. Comunque andiamo questi avanti. Sono adesivi. Ah, carini. Ragazzi, questi adesivi ci sono anche nel gioco come spray. Cioè voi premete un tasto sulla tastiera o sul controller e potete appiccicare questi adesivi. Questa è una cosa molto carina. Her Little Piggy. Abbiamo quello di D.Va, quello di McCree. Don't get me angry. E questo è il mitico Winston. Abbiamo il mitico scimmione Winston, Tracer e Soldato 76, e ovviamente il logo di Overwatch. Ah, okay. Poi continuiamo, comunque. Poi, non è finito. Hai le cose interessanti, mm-hmm. credo, no? Cose interessanti? Come? Non erano interessanti queste cose? Cos'è? Erano foglietti. Non lo so. Allora, sembra tipo una cassetta. Non lo fa vedere, lei lo guarda, lei pensa che la telecamera è qui dagli occhi e punta. Facciamo così, avvicinalo. Perché non capisco che cos'è. Cioè, è una spill... no. È una moneta, tipo quelle del casino, pare. Aspetta, fammi leggere. Come si apre? Aspetta. Omnicrisis in Memories, Overwatch. Ah, allora vi spiego io cos'è questo. Nella storia del gioco è ambientata dopo la crisi degli Omnic, che era una battaglia che c'era tra robot e umanità. Quindi, questo qui è una sorta di... memoriale, non so come si può chiamare. Così si dovrebbe... no, non da così. Fa vedere? Mm-hmm. Interessante, questo pare la cosa più... allora, se risolvete questo rebus potete avere tutte le skin sul gioco gratis, praticamente. Ma già sono gratis. Ma ragazzi, è impossibile. Dammi un po'. Guarda. Aperta. Okay. Ah, bella! Praticamente questa si appoggia così, in modo che vi rimane... no, sbagliato. Si mette così, sì, scusatemi, sono un babbo. Si mette così in modo che rimane sospesa e potete avere questa bellissima spillina. Carina. Ah, dietro c'è il logone enorme della Blizzard. Oh, ma è in metallo. Oh, è enorme. Questo per fare testo a croce è bellissimo. È enorme. Figo. Non è una spilla, è proprio una moneta. Cioè, è come tipo un ricordo, non lo so, serve tipo per ricordo di questo evento di Overwatch. C'è questo, lo mettiamo. Molto carina. Questa è molto bella, ragazzi. Mi piacciono queste chicche così, cioè, sono molto carine. Questa è una scatolina, forse è così. Dentro c'è del gel. Per avere i capelli come Tracer, non so se avete visto che capelli c'ha, cioè per tenerli così. Questa è una spilla. Uh-huh. Vabbè, questa si vede che color dorato. Tirala fuori. Carina questa, facciamola vedere più vicino. Carina, di colore dorato. Molto bella questa, devo dire. Sì. Figa. È bella. Comunque, sì. C'è molta cura per questo kit. È carino perché uno non deve pensare che col kit ti devono convincere attraverso centinaia di oggetti diversi, cercando di invitarti. Questi ti spiegano il gioco com'è, ti aggiungono due cose carine che tra l'altro sono riprese dal gioco, tutte queste, cioè questi stickers sono ripresi dal gioco. Ti hanno dato tra l'altro il CD
in vinile con una chicca. Questa è la cosa più bella. Questa è una bella idea perché è proprio... non lo so, è una cosa molto fine, sì. Mi piace come idea, però non ho un giradischi, quindi l'unico problema è il povero Lucio non potrà salire nelle top playlist, nelle top song di iTunes. In più poi abbiamo la spilletta, che sicuramente me la metterò là sopra, e no, la spilletta, la moneta, e la spilla non so dove la metterò. Vedremo. Beh, è carina. Sì, devo dire, questo qui è un ottimo... Mozzarella di nerd sfigato. Prima butto questo. No, è vero, sa molto di... Vogliamo farvi vedere il gioco attraverso dei piccoli regali. E la cosa che mi piace di più, però, se devo dirvi la verità, è il piccolo manuale. Ah. Che vi dà una panoramica sull'intero gioco ed è molto invitante per via delle immagini, degli artwork, eccetera, eccetera. Quindi, sono contento. Bene, cioè non è un semplice manuale, istruzioni. Ma infatti, proprio per questo. È curato nei dettagli. Mm-mm. Per questo, Mamma Blizzard si distingue sempre. Bravo. È sempre Mamma Blizzard. Quindi, promossa col massimo dei voti per questo bellissimo Recruit Kit, che è poi la cosa bella, è pure il taglio così particolare. Devo dire. Sì. Non me l'aspettavo un pacchetto così, non sapevo cosa c'era. Magari mi aspettavo che mi regalavano la collector. Comunque, magari la prossima volta. Infatti, comunque siamo arrivati alla fine del video. Se vi è piaciuto lasciate un like. Se vi è piaciuto a me lasciate un like. Oh, mi incazzo. Quindi, let's go baby, ci becchiamo al prossimo video. Let's go baby. Non lo posso dire. Ormai l'abbiamo detto. Detto. Addio. Basta dislike per Bea.